Benvenuti in questo video. Sì, nuovo look. Ho dovuto mettere gli occhiali, come potete vedere. Comunque, volevo fare un video risposta per una ragazza che ha fatto un video tanto tempo fa, l'ho visto solo ora, su YouTube. E questa ragazza insultava Gnappetta. Cioè mia, la conoscerete tutti sicuramente. E, però non voglio fare nomi di chi è questa ragazza che insultava mia. E, che tra l'altro conosco anche questa ragazza perché veniva a scuola con me, era in classe con me alle superiori. Comunque lei in questo video, ne ho fatti due sempre su Gnappetta. E in tutti e due i video diceva che Gnappetta aveva rotto i cosiddetti perché faceva i video e poteva fare video, faceva che fa video sui tacchi, sui trucchi. Poi a questo punto poteva fare, non so, video su cosa c'ha nell'armadio e frigorifero. Allora, intanto partiamo dal presupposto, cara mia, che io seguo Gnappetta, però non mi permetterei mai di andare a insultare una persona. Questo purtroppo è il mondo delle youtuber. Il mondo delle youtuber è così. Cioè fanno video e mostrano quello che vogliono nei loro video. Non capisco, cioè, sei solo invidiosa. Sicuramente forse non guarderai mai questo video, forse sì, non lo so. Però questa persona sa a chi è riferito, lo sa benissimo. E, cioè, lei non si può non ti puoi permettere di andare a insultare una persona come lei, perché comunque lei è una bella ragazza, non è brutta. E giustamente fa video su quello che gli pare. Cioè, non capisco dov'è tutto questo problema. Perché sa camminare sui tacchi, si trucca, sei solo invidiosa. Impara a camminare sui tacchi, impara a truccarti. Curati di più. Forse magari la gente non ti prende per il culo, non ti prende per matta, non dice che sei brutta. Io penso questo. Se poi c'è qualcuno che la pensa come me, bene. Se poi c'è chi, per carità, poi c'è anche chi la pensa diversamente. Il mondo è libero, c'è la libertà di parola, la libertà di pensiero. Questo sono d'accordo, sono la prima a dirlo. Quindi, però, no. Cioè, che tu faccia un video del genere solo per insultare una persona, no, non va bene. Non va assolutamente bene. Diceva, Gnappetta, chi ti credi di essere? C'hai rotto il cazzo? Scusate per la parola cosiddetti, volevo dire, per essere un po' più fine, almeno quello. E, ne abbiamo un fin sopra capelli dei tuoi video. Cioè, ma perché una persona non può fare video che gli pare? Perché? È normale che faccia video del genere, c'è le tendenze. Ci sono le tendenze su YouTube. C'è la tendenza dei video haul, c'è la tendenza delle challenge, c'è la tendenza, che ne so, di quello che ti pare. È normale che lei faccia vedere quelle cose che vuole lei nei video. È normale, te non puoi andare a dirgli cosa deve e non deve fare. Poi certo, sicuramente, poi diceva che puoi farmi anche un video risposta, a me non me ne frega niente, io me ne sbatto i cosiddetti. A parte, intanto, una come mia, come Gnappetta, non ti verrà mai a fare, forse, questo è il mio pensiero, poi ci sta che mi sbagli, non ti verrà mai a fare un video risposta. Cioè, te sei proprio a livello proprio basso, 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 come io, del resto. Basso, 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 basso rispetto a lei, ma parecchio basso. Cioè, non si può, dai. Io non sono io la prima a dire che non si deve fare. Cioè, magari uno lo può anche fare. Però è maleducazione, comunque. È maleducazione. Comunque, vabbè, al di là di tutto ciò. Sono uscita dal lavoro, finalmente. Scusate per i miei capelli, ma li devo anche lavare. Infatti sono in uno stato pessimo. Infatti ora vado a casa,
e mi faccio subito la doccia perché ne ho di bisogno. Ci vediamo dopo. Stavo dicendo che poi, tra l'altro, ho lasciato sotto a questo video commenti brutti, del tipo, ma tua mamma sa che sei malata, hai problemi mentali, tutte cose. Allora, intanto lei, io non sto difendendo nessuno, questo sia chiaro. Questa ragazza ha solo detto quello che pensa. In questo mondo, dopo tutto, c'è la libertà di pensiero e la libertà di parola. Uno pensa e dice quello che vuole. Perché voi potete insultare questa ragazza e lei non vuole? Io non la sto difendendo, attenzione. Io sto solo esprimendo il mio pensiero. Se lei ha pensato a queste cose, bene. Io non ci trovo niente di male. Certo, magari non le poteva dire un pochino più fini. Magari non usando proprio quei termini lì, ma nemmeno quelli che gli hanno scritto quelle cose nei commenti. C'è modo e modo per dire le cose, e di certo quello non è il modo migliore. Assolutamente no. Comunque, io vi mando un grosso bacione. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su per questo video. Lasciatemi un commentino anche se volete, anche se, come si dice, non vengo alle parole oggi, quale video vorreste che io facessi? Nel frattempo è arrivato anche, amore, che c'è? Bello anche te, sì. E niente, vi mando un altro grosso bacione e ci vediamo. Ah, e poi domani andiamo a prendere la tavola alla fine, quella del mio ragazzo, quella di Marco, su alla Betone. Comunque, vabbè, se no mi dilego troppo. Finalmente sono arrivata a casa. Adesso mi aspettano qualche oretta di montaggio video. Poi si va a nanna perché domani dobbiamo andare su alla Betone, come avevo detto, prendere la sua tavola. E poi in un vlog poi vi farò vedere la strada che devo farmi io, cioè la faccio, non è che non la voglio fare, la devo fare per forza. Che devo fare per venire a casa del mio ragazzo? Però ve la faccio vedere di giorno perché di sera è un po' brutta. Almeno così di giorno capite meglio. Però quando ve la farò vedere, immaginatevela di sera, di notte. Ormai sono talmente abituata che per me è
Lo posso fare anche a occhi chiusi, ecco. Comunque, vi mando un grosso bacione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Seguitemi anche su Twitter, Instagram, Facebook. Tanto vi lascio tutti i link giù nell'info box. E mi raccomando, commentate, spolliciate. E un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao tesorini! Always did it my way, lie way too faced. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way.